Sì, allora stiamo parlando di questa esperienza straordinaria, insomma, no, che abbiamo vissuto in questo territorio, Monselice in particolare. Il tutto parte dalla richiesta da parte del gruppo Zillo di utilizzare, diciamo, 52.000 tonnellate di CSS al posto di 37.000 tonnellate di petcoke. Il CSS, ricordiamo, è un combustibile derivato da rifiuti. E quindi si è aperta immediatamente, diciamo così, un'analisi su quelli che potevano essere gli effetti anche per quanto riguarda la salute. Va detto che dal punto di vista intanto amministrativo, il tutto è stato inizialmente coperto dalle varie amministrazioni, Monselice compresa, la provincia di Padova anche. E solo successivamente abbiamo scoperto appunto che c'era questa richiesta in pieno agosto, e tant'è che la nostra prima denuncia risale al 13 di agosto. Il tutto è rimasto ancora sotto traccia. Quando però la voce ha cominciato a circolare tra la popolazione, è iniziata una risposta sempre più partecipata. E tant'è che già i primi di settembre alle riunioni cominciavano a partecipare decine di persone, e si capiva che in qualche modo c'era un'attenzione rinnovata. Il punto, diciamo, di inizio o di svolta è stata un'assemblea fatta al Redentore in una parrocchia organizzata dalla pastorale sociale del lavoro. Doveva essere un confronto tra i fautori di questa proposta, quindi il sindaco, la provincia e i tecnici a supporto, e dall'altra parte appunto comitati e cittadinanza. C'è stata una partecipazione straordinaria di circa 400 persone che hanno cominciato a porre delle domande precise su quelli che potevano essere gli effetti. L'intervento fondamentale di un medico dell'ISDE che ha segnalato tutti i pericoli che potevano essere collegati alla combustione di questo tipo di rifiuto. Da lì è nata una fortissima consapevolezza che ha portato a una grossa partecipazione al Consiglio Comunale successivo, che si è tenuto il 19 di settembre, dove si è strappato al vicepresidente della provincia Fabio Bui, del Partito Democratico, la garanzia che ci sarebbe stata una sospensione nella decisione per un mese. Ecco, in realtà il 21 di settembre la CTPA, Commissione Tecnica Provinciale Ambiente, in realtà non ha mantenuto fede a questo e ha dato l'autorizzazione all'utilizzo di questo combustibile. Da quel momento sono partite iniziative molto articolate in tutte le scuole, in tutti i quartieri, in tutti i settori sociali, che sono sfociati in una grossissima assemblea cittadina fatta il 30 di settembre, dove nella sostanza si è dato vita a questo movimento civico Cambiamo Aria. Era un atto, chiamiamolo anche politico, dovuto, legato al fatto che non era più riconducibile quello che stava succedendo. Non era più riconducibile a comitati o a singoli gruppi, e tantomeno ai partiti, e quindi sulla base appunto della rinuncia anche volontaria, tra virgolette, alla cosiddetta appartenenza, si è dato vita a questo appuntamento dove hanno partecipato 2.000 persone, un'assemblea incredibile, straordinaria, fatta sotto al municipio, che ha dimostrato anche la volontà, la consapevolezza e la forza che si stava esprimendo all'interno del territorio. I passaggi successivi sono stati quelli di iniziative ancora dentro e fuori dai consigli comunali, dentro e fuori tutti gli ambiti, dalle scuole alle parrocchie. Continuava questo fermento, insomma, no, anche di informazione, con la volontà di bloccare nei fatti questa autorizzazione che la provincia stava per firmare. Altro fatto straordinario, la manifestazione che è stata svolta il 15 di ottobre, un corteo dalle dimensioni storiche, perché
ha detto un po' di tutti, insomma, no? Stiamo parlando di migliaia di persone, di almeno 3.000 persone che sono sfilate dalla piazza fin sotto la cementeria per ritornare poi con un microfono aperto a ridiscutere anche delle iniziative successive, ma una manifestazione che aveva questa fortissima caratterizzazione per una presenza variegata, colorata, molto forte, diciamo, nel collegamento al territorio, soprattutto cittadini, diciamo, di Monselice, ma all'interno potevamo trovare dai genitori agli agricoltori a settori sociali più disparati, un corteo che ha veramente segnato anche la svolta e ha cominciato a far inclinare, diciamo, le certezze delle amministrazioni che continuavano a sostenere comunque questa iniziativa. Ecco, altri passaggi fondamentali, appunto arriviamo a ridosso del cosiddetto Ponte dei Santi, della Fiera dei Santi, e l'assemblea del movimento, assemblee che partecipate sempre con centinaia di persone che si ritrovavano all'interno del Parco Buzzaccarini, decidono un passaggio politico fondamentale, un passaggio appunto che vede il movimento promotore di una istanza, petizione da rivolgere direttamente al sindaco. Che cosa significa questo passaggio? È un passaggio che sfrutta uno dei tanti articoli dello statuto comunale e quindi i cittadini si rivolgono direttamente al sindaco, il quale sarebbe stato obbligato in qualche modo a rispondere al primo consiglio comunale utile. Su questa istanza, petizione che nella sostanza denuncia tutte le contraddizioni presenti nelle perizie e nella documentazione presentata dalla cementeria, si avvia questa raccolta firme che nel giro di una settimana riesce a raggranellare, tra virgolette, 5.360 sottoscrizioni. Forti di questa cosa, forti di questa richiesta che viene immediatamente protocollata, si arriva al Consiglio Comunale dove ovviamente con l'ostracismo un po' della maggioranza, ma anche così dell'intero Consiglio Comunale, che non vedeva molto di buon grado questo tipo di passaggio, si ottiene che possano intervenire appunto alcuni rappresentanti del movimento. Gli interventi caratterizzanti della serata sono quelli di due ingegneri che illustrano dettagliatamente le motivazioni per le quali si considera la documentazione presentata dalla cementeria e avallata dal tecnico ingaggiato dal comune di Monselice come basata su presupposti errati. La documentazione è pesante perché di fatto si ribaltano le percentuali di cloro rispetto a quelle che erano indicate, percentuali di cloro che ricordiamo, essendo il cloro precursore della diossina, cambiava nettamente di segno e dava nell'utilizzo del CSS una pericolosità di tipo ambientale, soprattutto collegata alla salute, di proporzioni assolutamente rilevanti. Questa cosa crea ovviamente scompiglio dentro il Consiglio Comunale, ci sono dentro la stanza centinaia e centinaia di persone. A quel punto si decide con un terzo intervento di chiedere appunto ai presenti se erano disponibili a rimanere all'interno del Consiglio Comunale in attesa di una risposta da parte del prefetto, cioè un intervento da parte del prefetto. Il ragionamento era semplice, nel senso che si diceva che questo tipo di amministrazioni non rappresentavano più il volere dei cittadini, era venuta meno la fiducia, erano venuti meno i presupposti di una interlocuzione e quindi si chiedeva un intervento diretto del prefetto. Arriviamo quindi ad una votazione unanime dei presenti che decidono di rimanere all'interno della sala del Consiglio Comunale. A quel punto il dibattito consigliare riprende, assistiamo ad episodi incresciosi, il sindaco che prende per il collo, letteralmente per il collo, uno dei consiglieri comunali dell'opposizione, il Consiglio Comunale viene sospeso, le persone comunque rimangono all'interno
della sala consiliare, e a quel punto, diciamo così, si rifiuta quella che poteva essere la mediazione proposta dal sindaco di essere l'accompagnatore di una delegazione del comitato dal prefetto. L'occupazione, tra virgolette, o meglio la presenza continua all'interno del Consiglio Comunale, fin tanto che arriva la telefonata del prefetto in persona, che messo a viva voce e messo, diciamo così, ai microfoni, comunica a tutti i presenti la volontà di affrontare la questione e di ricevere in tempi stretti una delegazione. Questo succede nell'arco di pochi giorni, il prefetto assicura il suo intervento e nel frattempo continuano le mobilitazioni. Ecco che allora le mobilitazioni continuano, anche proverbiale l'iniziativa fatta alla Regione Veneto, anche lì decine e decine di persone che si spostano al Consiglio regionale, vengono ricevuti da assessori, consiglieri regionali, che si prendono l'impegno di affrontare direttamente la questione, di porre all'interno della finanziaria regionale un emendamento che proibisce l'uso del CSS dentro le aree protette, un impegno a trasmettere gli atti consegnati al NOE, di vigilare, di assumere, diciamo così, una posizione anche politica forte nei confronti della provincia, e arriviamo appunto alla storia un po' più recente, dove il comune per primo fa una palese retromarcia, quindi invia alla provincia il ritiro del proprio parere positivo espresso in sede di CTPA, e poi a seguito delle ulteriori mobilitazioni anche la provincia, ed è il fatto più recente, comunica la sospensione del procedimento e quindi, diciamo, di fatto il blocco della richiesta fatta da parte della cementeria. Ovviamente tutti gli atti e passaggi attraversati da presenze, da mobilitazioni, da ricorsi al TAR che sono già stati presentati sia da parte dei comitati del movimento sia da parte della cementeria contro questi atti, e quindi sicuramente avremo una coda anche legale e ci sarà sicuramente, insomma, no, ancora la controversia aperta. Però quello che è il dato definitivo, insomma, no, di questa fase è la vittoria riconosciuta alla mobilitazione prodotta dai cittadini. Sicuramente questa capacità di mobilitazione è riuscita anche ad aggregare attorno a sé una disponibilità ampia, costringendo tutti i partiti di fatto ad appoggiare apertamente ed espressamente l'iniziativa che veniva prodotta dai cittadini, a far tornare sui propri passi chi invece aveva difeso la richiesta della cementeria, ma va dato atto che appunto soprattutto il protagonismo di tutti i sindaci del territorio, o della maggior parte dei sindaci del territorio, che in forma diversa hanno manifestato il loro sostegno e la loro contrarietà a questo progetto. È un fatto assolutamente nuovo, importante, perché da una parte abbiamo avuto il sindaco di Bona che ha appoggiato comitati e cittadini nel ricorso al TAR, però sono altrettante quelli che hanno sottoscritto lettere e osservazioni inviate alla provincia, e molti di questi hanno partecipato anche con la loro fascia tricolore al corteo promosso dal movimento cittadino. Quindi si è riusciti di fatto a coinvolgere un intero territorio, facendo capire che questa è una battaglia che non è una battaglia di Monselice o limitata alla questione del cementificio, ma quello che si sta giocando è anche il futuro di questo territorio, le potenzialità che può esprimere e che sono soffocate dalla presenza fortemente inquinante, ricordiamolo, insomma, no, di questa cementeria, che già adesso può inquinare come 5-10 inceneritori con limiti di emissione incredibili, che usa come combustibile comunque un materiale come il petcoke, che era un rifiuto tossico nocivo ed è comunque un derivato dalla lavorazione del petrolio, che comunque produce effetti
anche di emissione molto, molto serie, molto pesanti, che già produce, ha prodotto sicuramente una situazione sanitaria che è tutta da verificare e da registrare. Allora, sarebbe sbagliato secondo me pensare che il movimento che è sorto abbia, come dire, un dato solo di spontaneità e di particolarità. Sicuramente le cose che sono successe hanno una matrice profonda e sono collegate indubbiamente a 20 anni di iniziativa rivolta contro i tentativi, insomma, da parte dei cementifici di trasformarsi in inceneritori, di utilizzare i rifiuti come combustibile, di utilizzare i rifiuti come appunto sostitutivo alla materia prima. Ed è una cosa che ha sempre, come dire, creato una contraddizione dentro anche la società, perché ovviamente i cementifici, pur inquinando come tanti inceneritori, però hanno anche la specificità di essere luoghi di produzione, quindi di registrare la presenza di centinaia di lavoratori. E questa è la cosa che è stata lacerante negli anni precedenti, che ha inevitabilmente creato, anche perché c'è stato chi ha voluto alimentarlo, la contrapposizione tra salute e lavoro, tra ambiente e reddito, e questa ha prodotto una lacerazione profonda nella società. E di fatto qualche anno prima, nel 2010-2011, c'è stata la grossissima battaglia sul cosiddetto revamping. Altro non era che il progetto di costruire una nuova cementeria al posto della cementeria di Italcementi, un progetto al quale ci siamo fortemente opposti insieme anche ad alcuni comuni del territorio. Ovviamente non abbiamo riscontrato questa grossissima adesione come quella attuale, ma perché appunto c'era la netta sensazione che questo avrebbe anche portato come conseguenza la perdita di posti di lavoro, perché una politica miope come quella fatta in questi anni, che non aveva saputo leggere anche la crisi della produzione di cemento, che non aveva cercato di costruire anche dei presupposti e delle alternative, ha messo tutti di fronte ad una situazione poco simpatica, una situazione anche di forte lacerazione sociale. Su quello però si sono anche poste le basi di costruire un rapporto anche diverso con i lavoratori, e tant'è che anche i passaggi fatti nei mesi precedenti erano quelli appunto di momenti di confronto comune con gli ex dipendenti o con i dipendenti di cassa integrazione di Italcementi. Anche in questo caso si è cercato appunto un rapporto con i lavoratori, e quindi credo che siano mutate profondamente anche le condizioni. In tutti c'è la consapevolezza che la crisi del cemento è una crisi irreversibile e non si può uscire da questa situazione trasformando gli impianti in inceneritori, cioè non si può più mettere a repentaglio la salute per preservare i posti di lavoro. Vanno costruiti dei presupposti diversi, e in questo si allinea, diciamo, no, la battaglia anche nuova e recente, purtroppo anche estremamente attuale, che è quella che ci vede impegnati contro il tentativo di ridurre i confini del parco e quindi di ridurre le potenzialità che il parco ha espresso e può esprimere da un punto di vista anche economico e non solo ambientale. Il pretesto, come sappiamo, è questa proliferazione dei cinghiali, e il pretesto è quello dell'apertura alla caccia. In realtà il ridisegnare i confini del parco aprirebbe la strada al mantenimento di impianti come questi delle cementerie definiti incompatibili, aprirebbe la strada alla cementificazione di aree molto importanti che sono attualmente invece preservate dal parco dei Colli Euganei. Quindi abbiamo di fronte una sfida importantissima, che è quella non solo di preservazione del parco, ma è quella di poter rilanciare un modello di sviluppo in questo territorio che riesca a coniugare veramente ambiente e salute con reddito e posti di lavoro. E questa è la sfida vera sulla quale possiamo adesso contare anche sulla grossa
partecipazione dei cittadini e degli amministratori di un intero territorio.